Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento in questo periodo storico molto particolare, dominato da una narrazione allarmistica costruita nei tempi più oscuri del giornalismo mainstream. Poche persone, svettano per riuscire a contrastare questa narrazione fasulla. Una di queste è certamente Enrica Perucchietti. Ciao Enrica, grazie per essere con noi. Ciao Francesco, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Ecco, Enrica da tempo spiega le tecniche utilizzate dal potere per mantenere il controllo per mezzo della manipolazione. È da poco uscito il suo ultimo libro. Prego la regia di mandare in sovraimpressione la copertina. Eccolo qua, Enrica Perucchietti insieme a Luca D'Auria, Coronavirus, il nemico invisibile, dalla minaccia globale al grande reset, come la pandemia sta trasformando la nostra società. Enrica, qual è la tesi di fondo del tuo testo? Che la pandemia venga sfruttata come un'occasione, come un'opportunità dalle elite tecnocratiche per avviare il cosiddetto grande reset, che non è, come molti economisti credono in maniera molto semplicistica, un reset dell'economia mondiale, ma è una ristrutturazione della nostra società, una forma di rifeudalizzazione della società. E il tentativo di avviarci verso una forma di, diciamo, distopica di algocrazia, cioè una suddivisione in due macrocaste: da un lato una ristretta cerchia di elite, di super ricchi che avranno anche accesso a tutta una serie di ricerche nel campo del postumano, e dall'altro la grande massa della popolazione che sarà sempre con meno diritti, più controllata, più sorvegliata, più sradicata e spersonalizzata. Enrica, chi è che ha interesse a favorire questo cambiamento epocale? Quali sono i mondi, i gruppi di potere che stanno, guidando questo passaggio dissimulato? Ma c'è sicuramente una convergenza tra diversi gruppi di potere, lo abbiamo visto già un anno fa a Davos, quando Schwab indisse, lanciò appunto la dottrina del grande reset come una tappa fondamentale dell'agenda globale, e abbiamo poi visto come ad acconsentire, a rilanciare, a sostenere il progetto sono stati da un lato i vertici, il Fondo Monetario Internazionale, delle grandi banche, corporation, multinazionali, e poi tutto quel, diciamo, sottobosco legato al green, al solidale, che però al di là, diciamo, della cornice appunto green, verde, solidale, utopistica, nasconde un volto completamente diverso, perché in realtà ci troviamo davanti alla tecnocrazia, a un'elite che in realtà è da decenni che porta avanti questi progetti, tant'è che per introdurre anche la tematica del grande reset io parto ancora molto prima dalla commissione trilaterale, da quel documento che appaltò a tre studiosi, tre storici, che venne poi pubblicato sotto il nome della crisi della democrazia, che in qualche modo già lanciava il progetto che oggi è appunto sul banco del tecnocrati come grande reset, cioè il fatto di erodere sempre di più progressivamente la democrazia dal di dentro, di portare alla costituzione di un governo in un nuovo ordine sovranazionale, di un governo appunto globale, e non a caso il grande reset punta a che cosa? Punta a un ampliamento della globalizzazione, punta a maggiore automazione, intelligenza artificiale, reti 5G, 6G, ma punta anche su quello che ormai è noto come capitalismo della sorveglianza, sulla sharing economy, sull'erosione dei diritti, delle libertà, della privacy. E ammettono gli stessi sostenitori del grande reset, a partire da Schwab, che ci saranno milioni di posti di lavoro che verranno disboscati, che verranno sostituiti da algoritmi e dai robot, e soprattutto la direzione che si vuole che la società assuma è quella postumana, quella del transumanesimo, di cui tra l'altro già parlavo con Cyberuomo, a cui anche noi avevamo già dedicato degli approfondimenti. Ecco, ci sono tanti argomenti, tante tesi che vengono in un primo momento bollate come visionarie e complottiste, poi invece diventano serie nel momento in cui gli stessi che prima le deridevano decidono di cambiare approccio. Ecco, gli UFO di Obama sono solo l'ultima di questa giravolta del mainstream, però pure rispetto al microchip e al controllo abbiamo assistito alla stessa parabola. C'entra qualcosa il coronavirus con questo tipo di dinamica?
Assolutamente sì, perché come dicevi tu, ormai è uno schema che viene utilizzato, è stato utilizzato sui microchip, sul gender, sugli UFO, su molte altre tematiche, nel senso che quando dei ricercatori cercano di portare a galla, alla luce, delle ricerche, dei progetti ambigui, controversi o addirittura pericolosi, vengono sguinzagliati i cosiddetti mastini dei cancelli dell'informazione, cioè i cosiddetti debunkers o semplicemente i media, mainstream che sono in qualche modo al soldo del sistema, che devono proteggere, la cittadella del pensiero unico, in modo che i tecnocrati all'interno possano stare bene protetti e ben arroccati, e quindi utilizzano tutta una serie di tecniche per denigrare coloro che invece cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica su queste tematiche. E quando poi, diciamo, l'humus è servito per in qualche modo preparare il terreno, quando attraverso anche la teoria della gradualità la popolazione può essere pronta per iniziare ad addentrarsi in queste tematiche, allora cambia completamente il reframe, cambia il frame, cambia la narrazione, addirittura la si ribalta, perché bisogna far passare in modo ovviamente entusiasta entusiasta da tutta una serie di tematiche. Per esempio, i microchip prima una bufala, adesso sono diventati alla moda perché sono smart, perché possono essere comodi. Il gender, la stessa cosa, prima una bufala, adesso se tocchi il gender sei un oscurantista, un fascista, un omofobo. Sulla questione della Covid, anche qua ritroviamo uno schema comunque molto simile. Per esempio, la questione della possibile origine artificiale del virus, per un anno e mezzo è stato letteralmente un tema tabù. Chiunque si sia osato parlare, sostenere la tesi o comunque proporre la tesi di andare ad approfondire anche con delle inchieste se il virus potesse essere scappato da un laboratorio è stato letteralmente linciato dall'opinione pubblica. Ricordo per esempio Montagnier nell'aprile del 2020, quando in quella diretta televisiva francese disse che secondo i suoi studi il virus era artificiale. Era stato manipolato appunto in laboratorio ed era tra l'altro opera di fini orologiai. Venne massacrato dai media che scrissero che la comunità scientifica era in modo massiccio contro Montagnier, che le sue erano fantasie, e così tutti coloro sono stati trattati così alla stregua di cospirazionisti, di beoti, di rincoglioniti, tutti coloro, premi Nobel o no, medici o no, che ne hanno parlato nei mesi. Poi nelle ultime settimane si è completamente ribaltata questa narrazione dopo tutta una serie di accadimenti, dopo quella lettera di Science di 18 scienziati che hanno parlato di un clima tossico attorno, per esempio, alla narrazione sull'origine del virus, dopo che diversi scienziati e anche virologi hanno iniziato ad aprirsi a questa possibilità, dopo in realtà che l'indagine inchiesta dell'OMS a inizio anno aveva portato a un nulla di fatto, e dopo che hanno iniziato insomma, a esserci un po' di scandali a partire dallo scandalo delle mail di Fauci. E qua ci ritroviamo di nuovo davanti a una forma di schizofrenia, di dissonanza cognitiva, per cui fino a poche settimane fa era tabù parlarne, addirittura gli algoritmi dei social oscuravano chiunque tentasse di commentare o di proporre appunto quest'ipotesi, questa teoria, adesso invece è diventata in voga, di moda, esattamente come gli altri argomenti che abbiamo citato prima. Enrica, tu parli di un utilizzo strumentale da parte dei media di questo virus. Noi viviamo ancora dentro un regime emergenziale, nonostante tutti i dati ci dicono che in Italia non esista più da tempo nessuna emergenza. Si può parlare di dittatura in senso proprio? Io parlo più che altro di dittatura dolce per adesso, nel senso che sicuramente sono state adottate delle forme di totalitarismo cupola Orwell, perché nell'ultimo anno e mezzo il paragone con quanto descritto da Orwell in 1984 ci ricalca a pennello tra il mini Amor, il ministro dell'amore con la sua psicopolizia, il miniver, cioè il ministero della verità. Non a caso abbiamo assistito alla creazione di task force sulle fake news,
News, commissioni parlamentari sulla disinformazione e tutto il resto. Non è ancora, diciamo, sfacciata, palese, dichiarata come c'è stato in passato in altre realtà. È un qualcosa di più strisciante, una forma di dispotismo tecnosanitario che si sta accreditando e sta prendendo piede giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, in mezzo comunque alla passività e alla pavidità dei cittadini che sono totalmente terrorizzati e distratti da questa forma di criminologia sanitaria, da questa forma di terrorismo mediatico. Parlo più in generale di dittatura dolce perché da anni in realtà che si sta cercando di stringere le maglie sulle libertà fondamentali, per esempio la questione della censura, della patologizzazione del dissenso e anche questo fenomeno per esempio della creazione di dossier sui personaggi scomodi, dissidenti da segnalare poi in procura, non è un fenomeno che è scoppiato così dall'oggi al domani in modo improvviso, ma è il culmine di un processo che va avanti da qualche anno, che è passato però in qualche modo inosservato, se non da alcuni ricercatori che hanno cercato di sensibilizzare anche in questo caso l'opinione pubblica. E quindi dittatura dolce perché in qualche modo il potere ha continuato a cercare di saturare e di distrarre l'opinione pubblica, di offrire anche dei circensi, dei misteri o comunque delle distrazioni, dei diversivi. Nell'ultimo anno e mezzo si è preferito poi adottare la forma appunto più cupa e più violenta, però per molti non è ancora in qualche modo, non è ancora caduta la benda dagli occhi e quindi si fatica ancora a identificare il vero volto di quello che stiamo vivendo oggi. Ecco, ci sono degli stati americani, penso alla Florida, dove questi problemi li stanno affrontando di petto, cioè stanno denunciando chiaramente questo clima di oppressione delle libertà sulla base, diciamo, della costruzione di queste atmosfere di paura. Qui da noi invece sembra invece che la popolazione sia di fatto ipnotizzata da questo clima. Pensi che siamo di fronte davvero ad un cambiamento profondo del nostro modo di stare insieme? Cioè, lascerà secondo te, Enrica, cicatrici profonde questa stagione? Sì, assolutamente. Assolutamente sì, perché in qualche modo è stato anche un grosso esperimento sociale, si è visto fino a che punto si poteva alzare l'asticella ed effettivamente si è alzata questa asticella moltissimo, si è visto come in pochissimo tempo sull'onda della paura si potevano soggiogare le persone, si poteva instaurare una forma di appunto di autoritarismo basato sul biopotere e sulla biosicurezza, si poteva fare in modo che le persone rinunciassero alle loro libertà personali, finendo, citando Agamben, per vivere una nuda vita biologica. Si sono, e qua lo spiegava molto bene nelle origini del totalitarismo Hannah Arendt, si sono andati a distruggere tutti i nuclei intermedi, nuclei familiari, rapporti attraverso distanziamento sociale, lockdown a singhiozzo e via discorrendo. Si è avviato sempre di più la società verso un cambio di paradigma, cioè un paradigma sempre più digitale, sempre più virtuale, per cui siamo stati costretti per lavorare a far ricorso allo smart working, i ragazzi e i bambini per studiare alla DAD e via discorrendo. E quindi in qualche modo si è avviato non per pochi giorni, ma per un anno e mezzo, e questo ovviamente continuerà ancora nonostante questa, diciamo, questa pausa intermedia, perché ogni tanto bisogna anche concedere l'ora d'aria ai carcerati, lascerà sicuramente delle cicatrici, perché a mio dire è davvero in qualche modo si è attuata una rivoluzione, o meglio una involuzione antropologica, cercando in qualche modo di gettare le basi di quel processo postumano che si voleva avviare da molto. E dall'altro si è davvero visto come stringendo sempre di più, anzi accelerando quella forma di strategia della tensione che nel nostro paese va avanti da decenni, cambiando semplicemente, mutando semplicemente il nemico, si è capito come basti introdurre la percezione di una minaccia estrema globale, citando Brzezinski, per fare in modo che la popolazione arrivi a legittimare delle misure che sarebbero state impensabili
qualche tempo prima perché si illude la popolazione di poter tornare a sentirsi sicura. Quindi prima era il terrorismo, adesso c'è il virus, ma lo schema è esattamente lo stesso. Ecco, questa immagine di una nuova strategia della tensione la trovo molto calzante e molto azzeccata. Senti Enrica, se tutto questo è vero, cioè se c'è una progettualità dietro tutto quello che accade, cioè che il potere non fa nulla per caso, se c'è un coordinamento su base globale, perché una delle armi che questo sistema usa per coprirsi e per blindare il proprio potere è dire vabbè, ma come può essere, diciamo, una cosa fasulla se capita da tutte le parti del mondo. Ecco, tu prima accennavi ad uno degli aspetti che spiega questa situazione, cioè la necessità di blindare una globalizzazione che stava cominciando a mostrare le prime rughe, per cui problema globale vuol dire soluzione globale. Se tutto questo ragionamento è logico e vero, significa che ci sono alcune elite che preparano questo cambio di paradigma da tempo. Ecco, ora, senza tornare alla frase di Attali che diceva che una piccola pandemia servirà per blindare i processi globali. Ma noi possiamo provare ad affermare che tutto quello che sta capitando adesso è il risultato di una progettualità voluta? Cioè, secondo te esistono degli elementi per mettere insieme tutto e immaginare e precisare, individuare una linea di indirizzo che tiene insieme dei gruppi di potere precisi? Allora, sicuramente è un'ipotesi, però manca, a mio dire, ancora la pistola fumante per poter, diciamo, utilizzarla come per attestarla. Può essere sicuramente un'ipotesi di lavoro valida perché ci sono tanti punti che la possono sostenere. Sicuramente. Indipendentemente dalla genesi e quindi anche dalla progettualità, cioè come è nata questa situazione, se è stata spinta, voluta, architettata, orchestrata, fatto sta che viene sfruttata come un'occasione, come un'opportunità. Perché? Perché le elite a cui tu facevi riferimento, che ovviamente sono elite globali, transnazionali, si muovono in linea con il cosiddetto capitalismo dei disastri, cioè sfruttano dei momenti di crisi, e possono essere delle crisi naturali, cataclismi, tsunami, terremoti e via discorrendo, come anche delle pandemie, indipendentemente dalla loro genesi, oppure delle crisi indotte in modo artificiale ma diverso, come per esempio dei colpi di Stato, quindi un golpe, per far che cosa? Per imporre le loro ricette economico, le loro diciamo trasformazioni sociali oltre che economiche, finanziarie. In questo caso, secondo me, siamo proprio di fronte a questo schema. Tra l'altro, anche simile a quanto successo con l'11 settembre, e anche qua ritorniamo sulla questione della progettualità. Nel senso che l'11 settembre, attacco alle Torri Gemelle, vabbè, il povero edificio 7, che viene sempre dimenticato, e il Pentagono, ma anche successivamente, nei giorni successivi, tutta la questione degli attentati con le lettere all'antrace, tra l'altro, che poi vorrei anche ricordare, erano uscite dal laboratorio di Fort Detrick, che in questi giorni in realtà è da febbraio del 2020 che la Cina punta anche il dito contro il laboratorio di Fort Detrick, fatto sta che il terrore che ovviamente si generò dopo gli attentati fece in modo che la giunta Bush sfruttasse come un'occasione, come un'opportunità, e furono proprio i rappresentanti della giunta Bush a parlare in termini di opportunità e di occasione, quanto era accaduto per far che cosa? Da un lato, per ottenere la legittimazione morale di una guerra che nessuno altrimenti avrebbe mai accettato. In secondo luogo, per volgere poi questa guerra a un'impresa volta a sua volta a che cosa? A una privatizzazione. Qua rientriamo nel pieno del capitalismo e dei disastri. E terzo punto, a introdurre il Patriot Act americano. Quindi con limitazioni della privacy, della libertà e tutto il resto. Quindi comunque lo schema è davvero identico. Quando io parlo di strategia della tensione è perché è chiaro che va avanti da decenni il fatto di tenere sotto shock in maniera comunque costante e in maniera comunque pilotata
l'opinione pubblica per poter poi strumentalizzare, sfruttare e specularci sopra a questa situazione. Ovviamente deve cambiare il nemico, soprattutto il nemico deve cambiare quando vedi che non fa più presa lo spauracchio comunque del terrorismo, che a un certo punto era arrivato, era approdato anche in Europa, non funzionava abbastanza, è stato comunque un banco di prova e si è capito che invece un virus poteva funzionare meglio. C'erano già state delle, diciamo, delle prove generali precedentemente, aviaria, suina e via discorrendo, e che comunque le elite puntassero, al di là della dichiarazione di Attali, diciamo, immaginassero, mettiamola così, prevedessero una grande pandemia, lo ritroviamo, cioè l'hanno messo nero su bianco questi personaggi, per esempio in tutti quei report, in quei memorandum che vengono ciclicamente finanziati da grandi gruppi, Fondazione Rockefeller, Club di Roma e tutto il resto. Si parla spesso, se non sempre, e si immaginava anche in largo anticipo, per esempio il famoso memorandum Rockefeller del 2010-2011, si parlava proprio di una pandemia che avrebbe decimato la popolazione mondiale e poi si sarebbe in qualche modo ricorsi alla creazione di un governo sovranazionale, di un ordine globale e tutto il resto, perché in qualche modo sono tutte diciamo delle ipotesi di lavoro che vengono già pensate, orchestrate, ideate indipendentemente poi da come si manifesteranno le minacce. Senti Enrica, una cosa molto particolare riguarda quello strano groviglio di interessi intorno al laboratorio di Wuhan, anche quello negato per molto tempo. Adesso invece stanno interrogando Fauci sul perché lui e la sua squadra avessero favorito il finanziamento di quell'operazione di guadagno di funzione pericolosissima intorno ai virus. Sono loro i protagonisti di questa tragedia globale. Sono i coprotagonisti sicuramente, perché del fatto che comunque a Wuhan si portassero avanti le ricerche sul guadagno di funzione, che la dottoressa Xi Zhengli avesse anche lavorato con il guru americano dei coronavirus Ralph Baric, era noto, cioè è stato inutile che per mesi i media, i debunkers abbiano cercato in qualche modo, e comunque il potere politico, di occultare queste informazioni. Ricordo anche che un anno fa era uscito un libro molto documentato, dettagliatissimo, che è quello di Joseph Tritto, questo medico ricercatore italiano che lavora all'estero in Francia, che ha documentato, ha ricostruito perfettamente i tipi di ricerche e di lavori che venivano portati avanti nel campo del guadagno di funzione proprio a Wuhan. Eppure questo libro è stato totalmente ignorato, tra l'altro è stato anche pubblicato in italiano proprio perché lui è di origine italiana, e così come comunque all'estero si è parlato, si è dibattuto di più su questo tipo di diciamo di ipotesi, di teorie, anche di conflitti di interessi. In Italia invece ci si è arroccati in una forma di autocensura, per cui anche le notizie che venivano date all'estero, per esempio questo duro scontro tra Cina e Stati Uniti con questo scambio di accuse che va avanti esattamente dal febbraio del 2020, per cui gli USA hanno sempre accusato la Cina di aver scatenato la pandemia. La Cina a propria volta accusa, puntando gli USA, puntando il dito contro il laboratorio di Fort Detrick. In questa pantomima, i media comunque stranieri ne hanno dato almeno conto a livello di mera cronaca, cioè di racconto. Invece in Italia non è filtrato assolutamente nulla, perché c'era appunto questa forma di terrore, di autocensura, per cui i giornali neanche si limitano più a raccontare gli eventi, a raccontare quello che avviene. E davvero poi sembra di stare a una specie di ministero della verità orwelliano, dove ci sono i falsificatori chiusi nei loro uffici che cercano di alterare l'informazione, la verità e i fatti per garantire l'infallibilità del sistema. Ora questo sistema sta scricchiolando perché sembra che sia costruito su una montagna di zucchero filato, e questo zucchero filato si sta sciogliendo. L'aspetto allora, più inquietante dei nostri giorni, Enrica, è certamente il desiderio morboso del circuito di potere di vaccinare chiunque, cioè questa mania di vaccinare 7 miliardi di persone per forza, in ogni modo,
Non gliene frega nulla di eventuali effetti collaterali, non gliene frega niente di quello che succede, non gliene importa niente di valutare serenamente rischi e benefici, sono presi da questo demone. Ora, bisogna cercare di capire il perché di questa mania, diciamo, collettiva che in Italia poi è diventata particolarmente pressante. Anche perché se noi prendessimo la briga di studiare i dati dello scorso anno, nello stesso periodo ci accorgeremmo che senza l'inizio della vaccinazione, quest'anno invece in piena vaccinazione i dati sono peggiori dell'anno scorso. Per cui c'è qualcosa che non torna, ma questi devono difendere l'idea del vaccino che salva. Ora, senza scadere diciamo, nelle ipotesi, che poi non esistono le ipotesi più assurde, perché ci accorgiamo che le ipotesi che oggi sembrano più assurde domani diventano invece accettate, comunemente accettate, però cerchiamo di ragionare a mente lucida. Se noi fossimo nei panni di questa elite che controlla i grandi media, che controlla Big Data, che controlla l'industria farmaceutica, che controlla i governi, che quindi manipola le menti delle persone, perché avremmo questa necessità di spingere in maniera così violenta per la vaccinazione di massa? Quale può essere il motivo, cioè solo un bisogno di capire quanto possono controllare le persone? Quanto possono gestirle per il tramite dell'ossessione mediatica, o c'è qualcosa di più? Sicuramente c'è qualcosa di più perché non è soltanto una questione economica, finanziaria o di controllo. Penso che in qualche modo si sia indotta questa ossessione, questa morbosità perché si è creato un nuovo culto che è la scientocrazia, che ha dei nuovi dogmi, non basati su dati scientifici. Che ha tutta una serie di feticci, dai gel alle mascherine, anche quando questi magari non servono assolutamente a nulla in alcune circostanze, che ha le sue superstizioni e che automaticamente in qualche modo rivive le ossessioni e anche diciamo, i crimini di tutti i culti che ci hanno preceduto nei secoli e nei millenni. Quindi si dà anche poi il via a quelle forme di inquisizione, di caccia alle streghe, per perseguitare, per esempio, coloro che mettono in dubbio la validità dei vaccini, perché il vaccino è diventato una nuova divinità. Si sono dovute, nel momento in cui tu hai distrutto i monoteismi e tutte le varie religioni e spiritualità, si è creata una nuova spiritualità che in qualche modo affonda le origini del neopositivismo, la religione dell'umanità di Comte, per esempio. Si è creato anche un calendario con i nuovi santi, oltre che le nuove divinità. I nuovi santi sono tutti quei personaggi, quegli esperti, quei virologi, da Burioni e soci fino a tutti quegli autoproclamatisi filantropi alla Bill Gates che vengono adorati in questo nuovo culto progressista, scientista e tutto il resto. E ovviamente, come molti culti, sviluppa poi una fede cieca. E superstiziosa. Per quanto riguarda invece la questione dei conflitti di interessi, è evidente che c'è un qualcosa che travalica, a mio dire, poi magari per altri non sarà evidente, ma diciamo che a livello personale ritengo che ci siano sicuramente dei risvolti che andrebbero approfonditi sul motivo di questa furia cieca, oltre al fatto che sia diventato un nuovo dogma. E perché, per esempio, quali interessi muovono il fatto che si sia puntato tutto esclusivamente su delle terapie geniche o chiamiamoli vaccini e si siano, per esempio, nel nostro paese boicottato in tutti i modi le cure possibili, le cure e anche le terapie, per esempio, domiciliari. Io vorrei ricordare uno dei più grandi scandali degli ultimi anni, che è quello di Lancet sull'idrossiclorochina, con quell'articolo basato su dati falsi, raccolti falsamente da una improvvisata azienda, agenzia, la Sargisfer. Uno scandalo come quello di Lancet, che portò tra l'altro poi l'OMS a sospendere i trial sull'idrossiclorochina, ne avrebbero dovuto parlare tutti.
cioè tutti i giornali, tutti i quotidiani, tutte le TV, tutte le radio per giorni, settimane, mesi, perché è stata una delle, non soltanto fake news, ma proprio di un'orchestrazione di veramente azioni da puro stile miniver orwelliano. E in realtà ne hanno scritto, ne hanno divulgato pochissimi, perché di nuovo si è creata questa forma di autocensura per cui si teme probabilmente di commettere psicoreato se si semplicemente se si scrive o si dimostra che le foglie sono verdi. Enrica, c'è un altro aspetto che fa riflettere ed è l'utilizzo di una tecnica per la prima volta nella storia dell'uomo, di una tecnica, di una terapia genica per contrastare questo problema, c'è il cosiddetto RNA messaggero. Alcuni ritengono che anche la proteina Spike sia di per sé pericolosa, vabbè, comunque non voglio entrare in questioni scientifiche. A livello però politico, insomma, a livello diciamo di giornalistico, tu pensi che all'interno di questo quadro che abbiamo dipinto e delineato, il fatto che si stia utilizzando una tecnica così, per lo più una tecnica così innovativa, anche in giovanissimi, perché il Pfizer viene dato ed è autorizzato anche per i minorenni, ecco, tu pensi che questo sia un elemento che va incastonato dentro il quadro che noi abbiamo già dipinto? Cioè è casuale che questa ossessione così violenta nasca adesso in concomitanza con, diciamo, l'avvio di una tecnica così innovativa e che per ammissione stessa di chi produce questo tipo di vaccini non si sa che cosa può provocare nel medio e nel lungo periodo. Può darsi che invece loro lo sappiano, Enrica, e non sia nulla Ma che può si può dire darsi, adesso. assolutamente. Ma di sicuro può darsi. In ogni caso, io penso che siamo in questo caso sottoposti a una grande sperimentazione di massa. Stanno facendo una sperimentazione. Io ritengo personalmente che si vedranno i danni di questa sperimentazione soltanto poi nei prossimi anni, soprattutto sui giovanissimi. E questo è tremendo perché a me ricorda molto gli esperimenti di eugenetica e degli scienziati nazisti, scienziati poi quelli che sono in qualche modo scappati dal Terzo Reich, che poi sono stati assunti, coccolati e salvati dagli Stati Uniti e in qualche modo poi hanno gettato le basi per la nuova eugenetica moderna. E secondo me questa è una delle tante forme di eugenetica, per cui si testano dei farmaci sperimentali sulla popolazione. Io spero che non sappiano in realtà quali sono questi effetti collaterali. Ne dubito, nel senso che qua permettimi di fare la complottista, ma che ci possano essere in futuro delle gravi reazioni degli effetti collaterali, dalla sterilità, molte altre. Insomma, se ne ha parlato. Io poi non sono certo uno scienziato, quindi non posso soltanto, diciamo, sollevare dei dubbi da un punto di vista personale o giornalistico. Lo ritengo assolutamente possibile. Così come ritengo sconvolgente che non venga utilizzato il principio di precauzione in questo campo, in questo settore, e che invece vengano, anzi, come dicevi tu, incentivate attraverso la paura, il terrore, attraverso l'empatia, attraverso la comunicazione emotiva, le masse a vaccinarsi in massa, addirittura i più giovani che non avrebbero bisogno. Ma qui sono cose che, per esempio, anche un virologo come Tarro aveva specificato fin dall'inizio della non necessità per esempio, di vaccinare i più giovani. Invece adesso si continua ad abbassare l'età, la fascia di età a cui somministrare queste terapie, dai 12 ai 15 anni. C'è chi vorrebbe addirittura, come ricordi spesso tu, vaccinare persino i malati, quindi, i neonati, e quindi è evidente che dovremmo farci delle domande su questa vera e propria forma di ossessione, se soltanto indotta da questa scientocrazia, dal fatto che ormai tutti i dispositivi democratici siano stati sostituiti da nuovi dispositivi basati sulla biosicurezza, sul biopotere, o se in realtà non ci siano altre, diciamo, intenzioni legate a quelle ossessioni degli architetti del mondialismo, dal neomalthusianesimo, cioè dalla denatalità e quindi il controllo della popolazione, o al fatto molto semplice, cioè che può, diciamo, interessare qualunque Big Pharma, che è quello di rendere
dipendente un'intera popolazione dai farmaci e dalle malattie, cioè non curare una malattia, ma rendere invece le persone cronicamente malate. Ecco, di una cosa però siamo sicuri che questa genia è capace di tutto, quindi qualsiasi ipotesi, ecco, hanno un livello di malvagità così radicato, per cui qualsiasi ipotesi non si può per principio escludere. Enrica, ti faccio un'ultima domanda prima poi di lanciare il trailer del tuo libro. C'è qualcosa in particolare che vuoi segnalare che è presente nel tuo lavoro? C'è qualche aspetto, uno scoop, un'immagine, uno studio, un'intuizione che voi avete analizzato in questo vostro libro e che ti va di sottolineare adesso? Guarda, ce ne sono diversi, ce n'è stato uno che abbiamo curato insieme comunque al coautore, che avevamo già inserito nella primissima versione del libro, questa qua poi è stata completamente riscritta, che è la questione di come sia cambiato il paradigma della nostra società, lo dicevamo all'inizio, cioè come in qualche modo tutti noi, l'essere umano, sia passato definizione aristotelica di uomo come animale politico e sociale a un uomo ormai digitale e virtuale. E potrebbe sembrare un elemento diciamo superfluo, invece secondo me è importantissimo perché è proprio qua che si gioca il futuro della nostra società, perché tutti i grandi sconvolgimenti, tutte le grandi rivoluzioni antropologiche oltre che sociali avvengono gradualmente, avvengono attraverso la teoria della gradualità o la finestra di Overton, perché all'opinione pubblica deve sfuggire il fatto di essere sottoposta a una manipolazione capillare. E quello che è successo appunto nell'ultimo anno e mezzo, di cui ovviamente spieghiamo la possibile genesi, ma soprattutto spieghiamo quali sono state le tecniche di ingegneria sociale che sono state utilizzate e che vengono utilizzate, è servito appunto per gettare le basi di questa forma di rifeudalizzazione della società, di questo grande reset che vuole traghettare l'intera umanità verso delle derive postumane. E qua ovviamente si intrecciano tutte le mie ricerche che ho fatto negli ultimi anni, avevo già scritto e pubblicato Cyberuomo, perché la questione del transumanesimo, la questione del postumano sarà fondamentale negli anni a venire. In realtà se ne parla ancora poco e se ne parla soprattutto male, ma anche il fatto che tutta una serie di personaggi, per esempio Elon Musk, vengano diciamo, definiti, descritti attraverso una nuova mitologia come visionari, come personaggi appunto iconici, imprenditori visionari e iconici, in realtà nasconde proprio questo tentativo di offrire il transumanesimo come parte di questo nuovo culto, cioè la scientocrazia. La scientocrazia sta cambiando totalmente il modo di vivere di tutti noi, ci sta assoggettando sempre di più perché è sostenuta da un progresso illimitato. È sostenuta dalla tecnologia, è sostenuta da una scienza che in realtà non è più scienza, ma che è dogma e che pensa di poter realizzare qualunque progetto, qualunque ricerca, anche distopica, l'importante è che sia appunto realizzabile e che vuole puntare a far evolvere l'essere umano in modo consapevole, indipendentemente dalla natura, vuole addirittura abbattere le leggi biologiche. È per questo che, parlando di grande reset, Schwab nei suoi libri parla di ibridazione uomo-macchina, di potenziamento della mente attraverso l'ibridazione con l'intelligenza artificiale, di editing genomico, di clonazione, di xenotrapianti, ma più in generale tu prima citavi Attali, vorrei ricordare anche cosa scriveva a proposito non solo della clonazione ma l'ectogenesi, quindi della creazione di uteri artificiali, tutte queste ricerche che sembrano diciamo delle fantasie distopiche, fantascientifiche, in realtà vengono portate avanti nei laboratori da tantissimi anni, prima citavo
pensavo Elon Musk, pensavo alla sua startup Neuralink con il suo chip neurale. Questo è davvero, bisognerebbe sensibilizzare l'opinione pubblica su questi deliri. Deliri perché secondo me questi personaggi, questi tecnocrati sono mossi da un peccato particolare, che è il peccato di Hubris, la tracotanza, la superbia che veniva ben descritta dagli antichi greci, soprattutto nella tragedia greca, e che porta inevitabilmente alla disfatta, alla catastrofe, perché l'ibris è quel peccato che in qualche modo smuove le persone assetate di potere nel travalicare i limiti anche quelli che non è consentito valicare per l'essere umano. E noi rischiamo davvero di finire una vera e propria cyber distopia, una distopia tecnologica, perché siamo guidati da dei personaggi totalmente folli, da dei personaggi mossi da titanismo, da derive luciferine e appunto accecati dalla tracotanza, perché siamo distratti, siamo terrorizzati, siamo in qualche modo la nostra attenzione è saturata o è comunque deviata su cose ininfluenti, mentre invece dovremmo focalizzarci sul nostro prossimo futuro, non sul futuro lontano, se vogliamo che davvero gli eventi non precipitino. Grazie Enrica, guardiamo insieme il trailer del tuo lavoro. La paura è soltanto una delle tante tecniche auree dell'ingegneria sociale. Si induce una crisi, la si strumentalizza per portare avanti delle politiche che altrimenti sarebbero impopolari, ma che lo stato di shock del momento finisce per legittimare agli occhi dell'opinione pubblica. E oggi siamo finiti, espropriati della nostra vita, delle nostre relazioni sociali, addirittura dell'insegnamento, del lavoro, da parte di un virus. Un virus che è stato e che è ancora adesso strumentalizzato, sfruttato come un'occasione, come un'opportunità dal potere. Perché il potere dominante, che non necessariamente si identifica con la politica, ma che sta dietro le quinte, che manovra la politica stessa, ha deciso di sospendere tutta una serie di diritti fondamentali, di libertà, financo anche la privacy, per sostituirli con i propri dispositivi basati sulla biosicurezza e sul biopotere. E oggi possiamo davvero dire che ci troviamo all'interno di una vera e propria biocrazia. E in qualche modo si confermano le parole del filosofo Giorgio Agamben quando parla di nuda vita, perché è un po' come se negli ultimi mesi di pandemia avessimo deciso di vivere solo ed esclusivamente una nuda vita biologica, che è fatta soltanto delle funzioni essenziali. E noi siamo finiti a vivere ingabbiati tra lockdown a singhiozzo e pandemia a yo-yo, la pandemia rocchetto, come l'ha ribattezzata il filosofo Diego Fusaro, tutti ingabbiati ad aspettare che arrivi un vaccino e ad aspettare che finisca questa pandemia. Grazie ancora ad Enrica Perucchietti. Grazie a te per l'ospitalità e grazie a tutti. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro nuovo approfondimento. Vi ricordo che Visione TV vive grazie soltanto al vostro aiuto e sostegno, che ci potete garantire i numeri che la regia ha appena mandato in sovrimpressione. Visitate anche il nostro sito www.visionetv.it, perché da poco, anche grazie all'aiuto di Enrica Perucchietti, abbiamo avviato il nostro blog, il blog di Visione TV, che raccoglie le opinioni, i pensieri di tutti quelli che vogliono resistere, però facendo squadra insieme e non lasciandosi colpire singolarmente dal sistema di potere. Vi ripeto il sito www.visionetv.it, alla sezione Sostienici potete abbonarvi e rimanere con noi quindi per un periodo di tempo molto lungo. Grazie, alla prossima.